Comincio per ringraziarvi per essere venuti qui. Sarà una serata meravigliosa in tutti i sensi. Speriamo anche di farvi pensare un po' più sulla situazione della Sardegna, la situazione dei sardi. E la mia parte in questa scenografia sarà di amplificare la conversazione offrendo degli esempi più regionali, più anche globali. Dunque si può vedere la Sardegna da un po' da una prospettiva più esterna e comparare la Sardegna con altre isole, altri stati piccoli. Finirò per dire qualcosa sul mio paese. Io sono maltese. Allora, un'altra isola molto più piccola della Sardegna, ma in certi sensi molto più grande della Sardegna. E vediamo perché. Allora, comincio con una storia. Tutti amiamo le storie. Allora, c'era un europeo che si viaggiava, faceva il turista, e si trovò un giorno in qualche parte dell'Asia a un mercato di tappeti. E c'era un, come si chiama, un bandilore che faceva il mercato, no? Accettava offerti e poi quando decide lui dà il salto col martello e dichiara il tappeto venduto. Allora, si comincia un tappeto venduto per 6 rupees. Il rupi vale meno dell'antica lira italiana. E per mettere le cose in perspettiva. Un altro tappeto venduto per 8 rupees. Un altro tappeto venduto per 10 rupees. E questo turista è sbalordito. Che succede qui? Questi mano d'opera che hanno dovuto centinaia di ore per fare, si stanno vendendo per, come si dice, spiccioli. Okay. Allora, il mercato finito, andò alla persona che gestiva il mercato e gli disse: ma che state facendo qui? State buttando queste cose, queste roba, per niente. E il venditore li guardò e gli disse: ma signore, non c'è un numero più grande del 10. Non c'è un numero più grande del 10. Che stai dicendo? E questo è il problema di tutti noi, me incluso. Abbiamo degli orizzonti, abbiamo delle prospettive che hanno tutte dei barriere, tutte delle frontiere e non riusciamo molte volte di riconoscere che si può spingere queste barriere. Dopo il 10 c'è l'11, dopo l'11 c'è il 12 e magari anche forse arriviamo a 100 e forse anche a 1000, chissà. Forse anche 1 milione, no? Ma ci vuole spingere perché partiamo da una situazione dove i nostri orizzonti sono molto limitati. Come disse il sociologo Max Weber, si deve creare e condividere la visione dell'impossibile, poiché il possibile si diventa reale. La coniugazione è buona? Ok, grazie. Ok, allora io vi pongo un po' di esempi di paesi piccoli, territori piccoli che hanno dovuto da fare con paesi più grandi e nonostante il pregiudizio, nonostante la stereotipicazione che ci ha parlato Riccardo più avanti, alcune volte sì, il piccolo ha il meglio sul grande. Conoscete la situazione qui? Se siete tifosi di calcio, vi faccio ricordare 2016, campionato Euro, Islanda contro Regno Unito. Conoscete che cosa è successo? Rooney ha segnato nel terzo minuto, tutti credevano sarà un walkover, no? Ah, l'Islanda risponde con 2 gol e vinse la partita, 2-1. L'allenatore dell'Inghilterra ha dovuto risegnare,
il giorno dopo. Ma che vergogna, no? Queste cose succedono e non succedono soltanto sul campo di calcio. Ovviamente auguro per il Cagliari stasera, che è un impegno contro la Roma. A casa, vediamo. Forse si avanza un po' dalla base della Serie A. Dunque, io ho messo insieme questo libro, potete vedere la copertina in inglese, è la lingua in cui pubblico la maggior parte delle mie opere. E vi faccio sapere presto, rapidamente, il contenuto di questo libro. Ci sono molti esempi di situazioni dove il piccolo, dunque, una situazione binaria, c'è il piccolo, c'è il più grande, e nonostante quello che si aspetta, il più piccolo, ok. Così va meglio? Allora, ecco, vi pongo qualche esempio per farvi vedere che si può sbilanciare l'aspettativa, si può fare cose che, almeno teoreticamente, in principio, molti di noi non siamo preparati ad accettare. L'opposto di faulas è fatto, no? Invece di bugia, si trattiamo anche dei fatti. Alcuni fatti qui. Ci sono 193 paesi che hanno una rappresentanza United Nations, Nazioni Unite. 193. Tutti gli stati del mondo. Allora, se si prendono tutti questi stati e si comincia dal più piccolo in termini di popolazione e si metta in ordine di popolazione tutti gli stati del mondo, che finiamo allora con l'India, non la Cina. L'India ha sorpassato la Cina quest'anno in termini di popolazione. E li mettiamo così. Il centro di questa schema sarebbe il paese, diciamo, medio, d'Italia media. Siete d'accordo? Ok, allora, la domanda è, quale sarebbe la popolazione di questo paese? Che pensate? Quanti milioni? 20, 5, 50. Infatti lei ha ragione, signore. La media popolazione del mondo è 5,3 milioni. Ci sono 96 paesi, 97 paesi che hanno una popolazione di 5,3 o più, è lo stesso numero di paesi che ha una popolazione di 5,3 o meno. È il paese che sarebbe proprio lì, nel centro, è la Finlandia. La Finlandia ha una popolazione di questo taglio. Dunque, questa è una realtà che poche persone sanno. Se la Sardegna fosse un paese sovrano, ci sarebbero 43 paesi più piccoli della Sardegna. 43. E questo potete controllare. Allora, è un fatto che sbalordisce alcune persone, ma almeno adesso sapete la verità. È un mondo dunque fatto da paesi piccoli. Infatti sto concependo un libro che problematizzerà la situazione dei paesi grandi. Sono loro il problema. Sono loro l'eccezione. Tutti gli altri sono normali. Quando si dice paese piccolo, dobbiamo dire paese, punto. Punto, perché è la normalità. Allora queste sono cose che dobbiamo capire, dobbiamo confrontare. I paesi piccoli del mondo, specialmente quello in stato di sviluppo, si sono anche assemblati insieme nelle Nazioni Unite, hanno formato un gruppo, SIDS, Small Island Developing States, hanno organizzato le loro conferenze internazionali e adesso sono una voce molto importante nei negoziati
che hanno da fare col cambiamento del clima. Se c'è una referenza a non esagerare nel tasso di temperatura oltre il livello preindustriale, c'è una referenza al 1,5% Celsius. È dovuto a questi paesi piccoli che questo testo è stato introdotto nel Trattato di Parigi. Dunque parliamo di gruppi di giurisdizioni, di paesi molto piccoli. Ci sono 27 paesi che hanno una popolazione di meno di 1 milione. 27. Ma nonostante questo taglio, hanno una voce stragrande. Allora, in questo libro tratto velocemente la questione dell'Islanda con il Regno Unito, quando l'Islanda voleva estendere il suo territorio esclusivo economico. Uno. Il Timor dell'Est, uno dei paesi che è divenuto indipendente molto recenti, nonostante che è uno dei paesi più grandi del mondo, l'Indonesia sarebbe l'arcipelago più grande del mondo, non voleva che lasciasse il Timore di diventare indipendente. Antigua e Barbuda, popolazione di circa 100.000 persone in questo paese, che ha portato gli Stati Uniti a un tribunale e vinse. E vinse. L'isola Maurizio, popolazione simile alla Sardegna, 1,5 presso poco milioni, che ha riuscito a mettere in imbarazzo il Regno Unito sopra le isole Chagos. Ci sono già adesso 3 dichiarazioni da 3 enti internazionali che dichiarano che il Regno Unito occupa illegalmente, criminalmente queste isole, che si devono restituire all'isola Maurizio. E Malta, che si è sviata, diciamo così, dall'orbita dell'Occidente negli anni 70, divenuto un paese non soltanto sovrano, indipendente, ma anche non allineato e neutrale. Kuwait, invasione di Kuwait dall'Iraq. Kuwait un paese molto piccolo, ma trovò la solidarietà di molti altri paesi e dunque l'Iraq finisse questa guerra in grande difficoltà. E poi c'è anche un esempio italiano, nella vostra illustre penisola c'è anche un altro paese sovrano, a parte il Vaticano, parlo di San Marino, e la sua costituenza, la sua antica storia come Repubblica lo ha salvato da essere trascinato nella Repubblica Italiana. Allora, i tempi cambiano, gli stati piccoli diservano, richiedono di essere rispettati, e quando dico stati piccoli dico anche territori piccoli. E questo è qualcosa sulla quale dovete pensare, nonostante che non siete un paese sovrano. Non esclude la possibilità della paradiplomazia. Ci sono molti territori che hanno, nonostante il fatto che non sono sovrani, che hanno presenze, che hanno voci in conferenze, in gruppi, in associazioni regionali o internazionali. E quando ti trovi alla tavola, puoi parlare, puoi lasciare risultati. E questo è molto importante. Per sbattere il 10 ci vuole confidenza e ci vuole competenza, due parole che rassomigliano, no? Ci vuole la confidenza poiché potete comunicare, poiché avete un argomento solido, perché vi presentate in un modo attraente, che fa senso, che ispira, che motiva, che crea dei sudditi, dei followers. E non parlo su Facebook o Instagram o TikTok. Necessariamente. Poi ci vuole anche la competenza, deve avere la possibilità di sottolineare il vostro argomento con fatti, con ricerche. E questo materiale esiste e continua ad espandere, e allora è un augurio per voi di assumere le responsabilità, che se volete cambiare la vostra realtà dovete anche contribuire a quelle realtà. In inglese l'espressione sarebbe
If you want to write things, you have to write about them. La parola write vuol dire due cose. Write, corretto, write, ma anche write, scrivere. Dunque, se volete correggere la realtà, allora andate a scrivere, andate a parlare. Mio paese, Malta, piccolissimo. Questa probabilmente è la foto che uso più volte quando vado all'estero, perché è potente. Riconoscete il taglio del paese? Guardate all'aeroporto e alla pista. La vedete? Ok, quella pista è lunga 3 chilometri. Il paese è lungo 8 piste. Ok? 8 piste. È un paese sovrano, è un paese con una lingua nazionale, è un paese con 6 rappresentanti del Parlamento europeo. E la presidente del Consiglio del Parlamento europeo sarebbe una maltese.